Due giganti del giornalismo nazionale, da un lato Gian Piero Galeazzi, il mitico telecronista che ha fatto sognare tutti gli sportivi italiani, e dall'altro Massimo Milone, colui che dava la voce agli ultimi esprimendo la sua fede, il suo entusiasmo sul lavoro, dando l'opportunità a tutti di parlare. Da un lato Gian Piero nel cuore e nelle menti di tutti gli italiani, non solo degli sportivi, il suo talento, la sua inconfondibile voce e la sua figura umana e rassicurante sono nel cuore di tutti. Un uomo con cui il popolo italiano ha condiviso gioie e dolori, un baluardo di professionalità e simpatia. Le sue interviste negli spogliatoi a Diego Armando Maradona, Michel Platini ed Agostino Di Bartolomei rimarranno per sempre l'emblema di un calcio che forse non esiste più. Dall'altro lato invece Massimo Milone, lui un credente vero che sapeva raccogliere le testimonianze e le esperienze della gente, restando dalla parte di chi era in difficoltà. Era testimone di un giornalismo vivo e fresco. Il Rai dal 1979 ha raccontato per i TG nazionali i grandi fatti di cronaca. Due volte vincitore del premio Capri San Michele e premio d'Orso, poi nel giorno delle dimissioni di Papa Benedetto, momento delicatissimo per la Chiesa, e a lui che l'azienda affida la direzione di Rai Vaticano. Il loro ricordo ai nostri microfoni nelle parole del giornalista campano Carlo Verna. Ma il mio è un ricordo struggente perché abbiamo lavorato assieme tanti anni e ci conoscevamo già da prima. Diciamo che su iniziativa di Massimo nel 1980 ci inventammo l'ufficio stampa della Caritas, che cercava di incrociare le esigenze dei territori. Ecco, qui siamo in una periferia del territorio campano, quindi è importante capire come sia difficile far arrivare dalla periferia un messaggio al centro. E delle volte accadeva che in alcuni siti colpiti dal sisma arrivassero sempre le stesse vettovaglie, gli stessi beni, e magari invece ne occorrevano degli altri. Allora cercammo con questo ufficio stampa di incrociare le esigenze dei territori con le esigenze, con la disponibilità a donare, e credo che questo termine donare sia molto legato alla generosità di Massimo, al senso di solidarietà che ha sempre messo anche nella professione, raccontando un po' di tutto ed essendo un maestro di giornalismo con la G maiuscola, dal terremoto del 1980 di cui appunto stiamo parlando fino ai 10 anni di pontificato di Papa Francesco nell'era dei due papi. E beh, insomma, Gian Piero è stato il maestro delle feste del Napoli dell'era di Maradona, addirittura con uno dei suoi lampi di genio mise il microfono, ecco, come se adesso questo microfono venisse dato a un grande soggetto che passa di qui, dice fai tu l'intervista, lo mise nelle mani di Maradona, che prima intervistò in qualche modo se stesso e poi cominciò a intervistare gli altri, a cominciare al presidente Ferlaino, il quale disse beh, potevamo vincere anche un altro scudetto in occasione del secondo scudetto, e Maradona ma quanto vuoi presidente. Insomma, i lampi di genio di Gian Piero Galeazzi ti ricordiamo tutti, è stato un'altra firma importante del giornalismo, al caso specifico del giornalismo sportivo, lo ricordiamo con affetto per la partecipazione con cui viveva e trasmetteva le emozioni degli eventi.